Vicino a voi, anche se nascosto al mondo, commozioni e ovazioni in aula Paolo VI per il commiato del Papa ai parroci romani, grato per la vostra preghiera, ha detto per loro una catechesi sul Concilio. Gratitudine ed affetto, con questi sentimenti i sacerdoti di Roma si sono stretti intorno al loro vescovo per esprimergli la loro vicinanza nel TG La Loro Voce e il loro saluto al Papa. Arresti eccellenti, fermato Baldassarri, manager del Monte Paschi, a Cagliari in cella Cellino e il sindaco di Quartu per il nuovo stadio, a Roma in manette per bancarotta l'imprenditore Rizzoli. Momenti di paura, oggi all'aeroporto di Fiumicino un giovane ghanese si dà fuoco per evitare di essere espulso, è grave ma non in pericolo, a salvarlo il coraggioso intervento di due poliziotti. Servizi sociali a rischio, i comuni lanciano l'allarme, le nuove misure finanziarie potrebbero far saltare i nostri bilanci, non ci sono margini per aumentare l'IMU, dicono i sindaci, abbiamo già spremuto i cittadini. Buonasera, buonasera e bentornati all'appuntamento con TG2000. Bentrovati a tutti i nostri telespettatori. E allora torniamo, come avete sentito, in Vaticano. Grazie a voi, grazie per il vostro affetto, per il grandissimo amore per il Papa. Così Benedetto XVI si è rivolto ai sacerdoti di Roma che lo applaudivano nell'aula Paolo VI per il tradizionale incontro di inizio Quaresima, l'ultimo del suo pontificato. Emozione, commozione e anche qualche lacrima sui visi dei parroci. Il discorso del Papa è stato tutto incentrato sul Concilio Vaticano II. Come ci racconta Cristiano? Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente, anche se mi ritiro adesso in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto. Nell'aula Paolo VI, definita dal nero delle tonache, Benedetto XVI prende la parola. Poco prima, al cospetto del Signore, con il successore di Pietro, il clero di Roma aveva pronunciato il credo: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, l'essenziale della fede cristiana. Ma il pontefice, che incontra per l'ultima volta i suoi sacerdoti, va oltre, si scusa per la debolezza che gli ha impedito di scrivere un testo e regala una lectio magistralis sul Concilio Vaticano II. 45 minuti e 50 secondi di lucidissima analisi su quanto di più entusiasmante e complesso ha vissuto la Chiesa nel Novecento. Una chiacchierata, come la definisce, che si incastona tra i discorsi più belli e importanti dell'intero pontificato e che diventa inevitabilmente un programma spirituale riformista per la Chiesa del dopo Ratzinger. Ai ricordi personali si intrecciano i giudizi interpretativi, gli schemi storici, la ricostruzione di quanto avvenne nell'aula sinodale e fuori. Così scopriamo la trepidazione del cardinale Frings, chiamato da Giovanni XXIII dopo una conferenza scritta proprio dal giovane teologo Ratzinger, un testo audace che incontrò a sorpresa l'approvazione del Papa, ma anche il clima di comunione, gli incontri trasversali, le attese e le speranze vissute dai padri conciliari, chiamati a ringiovanire una Chiesa ancora robusta ma troppo ingessata. E ancora, con passione, saggezza, straordinaria lucidità, il Papa spiega le dinamiche conciliari, le novità teologiche, l'ecclesiologia e la riforma liturgica che impegnarono, in qualche caso persino divisero, i partecipanti all'Assise. Il mistero pasquale come centro della vita di fede, l'intellegibilità dei riti, il vero significato dell'espressione noi siamo Chiesa, la collegialità, concetto divenuto centrale nelle discussioni post-conciliari, come la definizione di popolo di Dio, il rapporto tra tradizione e rivelazione. Tutto viene spiegato e sintetizzato con un unico obiettivo: mostrare che c'è un concilio ancora da scoprire, non quello percepito e comunicato dai media attraverso schemi politici, ma quello cresciuto nella prospettiva di fede. Il vero concilio ha avuto difficoltà di concretizzarsi, di realizzarsi. Il concilio virtuale era più forte che il concilio reale, ma la forza reale del concilio era presente e man mano sempre più si realizza e diventa la vera forza che poi anche è vera riforma, vero rinnovamento della Chiesa. 50 anni dopo il concilio virtuale non ha retto e nell'anno della fede, conclude il Papa, bisogna lavorare perché si mostri il vero concilio. Speriamo che il Signore ci aiuti. Io, ritirato con la mia preghiera, sarò sempre con voi e insieme andiamo avanti col Signore nella certezza: vince il Signore.
Allora, tra pochissimo andremo a vedere insieme le emozioni, la commozione dei sacerdoti romani all'uscita dall'incontro con Benedetto XVI. Prima andiamo invece a sentire quello che ha detto padre Federico Lombardi nell'incontro quotidiano che ha in questi giorni con la stampa, precisazioni e informazioni su quanto avverrà nei prossimi giorni, gli ultimi del pontificato di Papa Benedetto. Le leggi ci sono e sono in vigore. Il conclave inizierà non prima del 15 e non oltre il 20 marzo, secondo le articolate norme della Universi Dominici Gregis, il vademecum della sede vacante. Non c'è attualmente allo studio una modificazione delle disposizioni della Costituzione alla luce della diversa situazione. Troppe affermazioni in libertà stanno girando. Chi vuole essere attendibile sta a quel che il Papa ha detto, suggerisce col consueto aplomb il direttore della sala stampa vaticana. Quarto briefing quotidiano oggi, a tre giorni dalla rinuncia di Benedetto XVI. Si parla di Vatilix e la commissione cardinalizia che lo ha indagato e della notizia del Papa ferito alla testa in Messico a marzo dopo un urto accidentale nella sua residenza. Non ho da smentire che ci sia stato questo episodio, ho da affermare che comunque non è stato rilevante né per il viaggio né nella decisione come tale. Ecco. A Castel Gandolfo e poi nel monastero che diventerà la sua casa entro le mura leonine, Josef Ratzinger abiterà sempre col segretario Monsignor Gainswein e le quattro consacrate che lo accudiscono. 117 sarà il numero dei conclavisti. Il cardinale Casper o il cardinale Poletto, diciamo che compiono gli 80 anni nel mese di marzo, diciamo entrano in conclave. Curiosità marginale ma ricorrente, il titolo che spetterà al Papa dopo il 28 febbraio. Tra le ipotesi c'è Vescovo Emerito di Roma. Non abbiamo ancora ricevuto, diciamo, una indicazione definitiva, attendibile, a cui attenerci. E veniamo ora, Leonardo, alla pagina politica con la campagna elettorale. Non credo che sarà necessaria una nuova manovra. Così Mario Monti, a fronte dei dati negativi sull'economia certificati dall'Istat. Il professore, tuttavia, ribadisce che la disoccupazione resta il dramma principale per il nostro paese. E proprio per alimentare la produzione e la crescita, Bersani pensa ad un futuro governo, ad un super ministro dello sviluppo. Ma a tenere banco nella giornata elettorale sono soprattutto le parole di Silvio Berlusconi. Lo state vedendo sul caso Finmeccanica. Le tangenti, dice, nel mercato globale sono un fenomeno che esiste e non bisogna fare moralismi. Alle affermazioni del Cavaliere contro i magistrati risponde l'associazione nazionale che li riunisce, che considera inaccettabili e gravi le parole dell'ex premier. E intanto, proprio sul fronte delle inchieste giudiziarie, oggi è stata una giornata molto calda. Accusato di bancarotta fraudolenta, in manette Angelo Rizzoli, l'imprenditore cinematografico romano, è stato arrestato nella capitale. E intanto, mentre continuano le indagini su Finmeccanica, è finito in carcere Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza del Monte Paschi di Siena. Ci spiega tutto Massimiliano Cocchi. Gianluca Baldassarri, l'uomo ritenuto a capo della cosiddetta banda del 5%, forse preparava la fuga. Per questo è stato arrestato. In una nota la Procura Toscana spiega che l'ex responsabile dell'area finanza, colui che gestiva le spericolate operazioni con i derivati, aveva fatto sbloccare titoli per oltre 1 milione di euro. Soldi, ipotizzano i magistrati, che sarebbero serviti appunto per fuggire. Nei giorni scorsi la Procura aveva sequestrato circa 20 milioni di euro che Baldassarri aveva prima depositato all'estero e poi fatto rientrare in Italia approfittando dello scudo fiscale. Per la Procura quei soldi sono la prova del reato, la prova che Baldassarri e i suoi collaboratori, ai quali sono stati sequestrati in totale altri 20 milioni di euro, avrebbero fatto la cresta, il 5% appunto, su alcune operazioni compiute per conto di MPS. Domani sarà ascoltato Giuseppe Mussari. A lui, ex presidente di MPS, e all'ex direttore generale Antonio Vigni, i magistrati contesterebbero un nuovo reato, concorso in ostacolo alla vigilanza di Banca Italia, lo stesso contestato a Baldassarri per l'occultamento del contratto dell'operazione Alexandria. E domani
Domani sarà una giornata calda anche per l'altra inchiesta che sta facendo discutere in questi giorni, quella su Finmeccanica. Nel carcere di Busto Arsizio ci sarà l'interrogatorio di garanzia di Giuseppe Orsi, l'ormai ex presidente della holding di Stato, arrestato martedì per corruzione internazionale assieme all'amministratore delegato di Augusta Westland. Avrebbero pagato una tangente per assicurarsi una commessa di elicotteri al governo indiano, un affare da 556 milioni di euro, che ora però è stato bloccato dalle autorità di Nuova Delhi in attesa che si chiarisca se davvero ci fu corruzione. E ci spostiamo ora a Torino per il processo d'appello ai vertici della Eternit. Oggi centinaia di persone vittime dell'amianto si sono presentate davanti a Palazzo di Giustizia, così come sono centinaia le parti civili. 2000 le morti conteggiate nei capi d'accusa. E allora vediamo il nostro servizio. È durata poco più di un'ora la prima udienza del processo d'appello ai vertici dell'Eternit, condannati in primo grado a 16 anni per disastro ambientale colposo. Un migliaio di persone, parti civili al processo, sono giunte a Torino con 10 autobus da varie località italiane, ma anche dalla Francia, dal Belgio, in rappresentanza delle tante associazioni vittime dell'amianto. Casale, se senti una fitta alla schiena non pensi al colpo d'aria, pensi subito che è la tua volta. Mio papà non era dipendente Eternit, era un cittadino. Quindi non ha mai lavorato e si è ammalato improvvisamente. All'età? 66 anni. Respirava la polvere di Casale? Sì, la respiriamo tutti poi fondamentalmente. I principali imputati, Stefan Schmidain e il barone belga Louis de Cartier, non si sono presentati come già in primo grado. Da Casale Monferrato, la città piemontese, il grido di dolore di una tragedia che sembra non finire. Dall'inizio del primo processo sono mancate già 200 persone. Siamo un totale di quasi 2000 persone. Ogni anno vengono diagnosticati 60 nuovi casi di mesotelioma pleurico a Casale Monferrato. Gli imputati sono determinati a chiedere la revisione totale della sentenza di primo grado. Lo storico processo Eternit sembra non essere ancora definitivamente chiuso. Dico la verità, a me è bastato quella parola condanna, ma che le condannassero davvero. A me è bastato quello. Però vedo che... È il momento adesso delle brevi dal mondo. Sudafrica, Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra, è accusato di omicidio per la morte della fidanzata Riva Steenkamp. La polizia esclude l'ipotesi che il campione l'abbia scambiata per un ladro. All'alba alcuni vicini di casa avrebbero sentito grida ed urla provenire dall'abitazione. Siria, la guerra civile insanguina ancora il paese, secondo alcune organizzazioni non governative sarebbero 130 i morti solo negli ultimi tre giorni negli scontri avvenuti nel nord-est, oltre 7.000 i civili che hanno trovato rifugio in Giordania nell'ultima settimana. Economia. Nel 2012 in Italia il prodotto interno lordo è diminuito del 2,2% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Istat si tratta della sesta discesa consecutiva, un record negativo che non si verificava dal 1992. Cronaca. Paura all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma per un incendio scoppiato nel reparto di psichiatria. Secondo i vigili del fuoco il rogo sarebbe partito da un letto vuoto. Spostati in un altro reparto i pazienti, evacuata anche neonatologia. Domate le fiamme, la situazione è stata riportata sotto controllo. Carabinieri, una storia che è un tutt'uno con quella della nazione, un simbolo come la Ferrari. Con queste parole il comandante generale Leonardo Gallitelli e il ministro della difesa Giampaolo Di Paola hanno inaugurato a Roma l'anno accademico della scuola ufficiali dei Carabinieri. E parliamo ora di un gesto di eroismo, quello compiuto da un agente della Polari e da una funzionaria della dogana di Fiumicino che a rischio della propria incolumità hanno salvato oggi dalle fiamme un giovane straniero che si era dato fuoco. Servizio di Pierluigi Vito. Aeroporto di Fiumicino, Terminal 3. Una mattina come tante, quando al posto di polizia dello scalo si presenta un 19enne della Costa d'Avorio. Qui è stato notificato un decreto d'espulsione dall'Italia. Poche parole, poi decide di mettere in atto un gesto disperato. Da una tanica di benzina che aveva all'interno di una grossa valigia si è cosparso di benzina. L'agente di servizio, accortosi di ciò, lo ha spinto fuori, inseguendolo praticamente fino all'esterno, dove probabilmente, avendo un accendino in mano, è scattata la scintilla che ha preso fuoco.
L'accesso del poliziotto è stato straordinario perché ha portato fuori dall'ufficio questa persona, perché se fosse scoppiata all'interno dell'ufficio di polizia le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Il ragazzo e il poliziotto, avvolti dalle fiamme, sono stati prontamente soccorsi da una funzionaria del vicino ufficio dogana, che con un estintore ha spento il fuoco, salvando i due. Il giovane africano è stato poi ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia, con gravi ustioni ma non in pericolo di vita. Dopo poco tempo, l'agibilità dell'area interessata è stata ripristinata. I viaggiatori hanno ripreso il loro tran tran, probabilmente senza nemmeno essere al corrente che vicino a loro una grande tragedia era stata evitata dall'ordinario coraggio di due servitori dello Stato. E adesso andiamo in Sardegna per parlare dell'inchiesta riguardante lo stadio del Cagliari Calcio. In manette il presidente della società Cellino insieme al sindaco e all'assessore allo sport di Quartu Sant'Elena, Giuseppe Caporaso. Sono finiti in manette all'alba il presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino, il sindaco di Quartu Mauro Contini e l'assessore ai lavori pubblici dello stesso comune Stefano Liliu nell'ambito dell'inchiesta della procura di Cagliari sui lavori di adeguamento dello stadio Iz Arenas, dove la squadra sta disputando le partite casalinghe. Un complesso sportivo al centro di mille polemiche e di strappi tra il presidente della squadra di calcio rosso-blu ed alcune autorità locali. Le misure di arresto sono state eseguite dagli uomini del nucleo di polizia giudiziaria del corpo forestale che hanno portato i tre arrestati al carcere di Buon Cammino. Gli arresti di oggi per peculato e falso ideologico seguono quelli dello scorso novembre di due dirigenti comunali e di un imprenditore incaricato dei lavori. Secondo l'accusa, una parte dei finanziamenti pubblici sarebbe stata impiegata per far realizzare ad una società alcune strutture dell'impianto sportivo, in particolare porte antipanico, tornelli, recinzione e basamento della tribuna. Le spese invece sarebbero dovute essere a carico della società sportiva cagliaritana. Una corsa contro il tempo per cercare di far giocare le partite del campionato di Serie A in casa alla squadra rossoblù. Dall'ordinanza d'arresto emergerebbero proprio pressioni e sollecitazioni sul dirigente del comune di Quartu da parte del sindaco e del presidente Cellino per fare presto e definire rapidamente passaggi e tempi della burocrazia. Parole che sono costate al presidente del Cagliari e all'assessore di Quartu le porte del carcere, mentre il sindaco, che ha avuto un malore subito dopo le manette, è stato ricoverato all'ospedale di Cagliari. Odiata e contestata, torniamo a parlare dell'IMU, è stato detto tutto, un successo per le casse dello Stato, sicuramente, ma per i sindaci l'imposta sulla casa è rimasta per i comuni e restano comunque in gravi difficoltà. E allora, Giorgio Schiavoni. Servizi sociali a rischio nel 2013, secondo l'associazione dei circa 8.000 comuni italiani, l'ANCI, che lancia l'allarme per i nuovi ingenti sacrifici richiesti dalla finanziaria. Vogliamo dire alla nostra gente, alla gente che abita le nostre città, che le buche nelle strade, che i parchi non manutenuti, che gli autobus che si fermano, e le scuole e i servizi per anziani che chiudono non sono più un'ipotesi, possono diventare realtà in questo anno. I 2 miliardi e 600 milioni di euro che mancheranno nelle casse comunali non potranno venire da un ulteriore aumento delle aliquote IMU come fatto nel 2012. Molti comuni, infatti, già l'anno scorso si sono incrementate fino al livello massimo consentito. Siamo già costretti a applicare aliquote al massimo. Se non c'è un ripensamento del prossimo governo su trasferimenti agli enti e su alleggerimento del patto di stabilità, difficilmente riusciremo a chiudere i bilanci per i prossimi anni. Qualche margine di manovra ce l'hanno solo i comuni con un'economia a forte impronta turistica. Lì, infatti, si possono accrescere i ricavi dell'IMU sulle seconde case. Di qui la forte richiesta dell'ANCI al prossimo governo di chiedere meno sacrifici ai comuni. Il rischio è che saltino i loro bilanci. Lo avevamo detto all'inizio, andiamo a Piazza San Pietro a vedere l'emozione, la commozione dei sacerdoti romani dopo l'incontro con Benedetto XVI. Qual è stata la sua impressione del Papa questa mattina? Come l'ha trovato? Emozionato io, credo emozionato anche lui, come sempre persona molto chiara, attenta e persona soprattutto desiderosa di comunicare quello che ha nel cuore, il servizio a Dio e alla Chiesa, che è la premessa per servire bene gli uomini. Una testimonianza di umiltà, di coraggio, di sapienza evangelica, una testimonianza direi di amore per la Chiesa ma anche per il mondo. Qui c'è tutta l'umanità di un uomo e c'è tutta la fede di un cristiano. Lo vedo anche in comunità, cioè, che veramente il grande amore che ha il popolo di Dio per il Santo Padre e che appunto questo amore non viene meno, non c'è delusione, non c'è ricriminazione. Andare all'essenza del Concilio come guida della Chiesa e aiuto a conoscere Dio.
ha fatto una lezione veramente da maestro, come è lui. Per cui, oltre a tutti al sentimento, al dispiacere del suo lasciare, ha veramente agito da maestro, cioè non smette di condurre, continua a dire: io vi seguirò, prego per voi, eccetera. La preghiera della Chiesa è davvero incessante, forte, e lui la sente fisicamente, quindi in questa dimensione dello spirito sicuramente è, diciamo, la certezza che la preghiera ha una sua forza. Vuole bene al Papa, ha accolto con rispetto la decisione del Papa e gli ha dimostrato tutto il suo affetto e il suo gliassificato, anche come le ha seguite e come ha intenzione ancora di mettere in pratica gli insegnamenti che in questi anni ha lasciato. Ed ora la linea passa ad Antonio e ad Arianna.